a venire, vorrei anche dire che queste schede sono frutto di decenni di esperienze, direi soprattutto della Protezione Civile, ma anche dei centri di competenza che hanno lavorato con la Protezione Civile, cioè, visto che non l'ho fatta io la scheda, mi si è consentito di dire che solo l'Italia si poteva permettere di partire con un'operazione di massa così grande, in cui solo sui dati dell'esperienza già si ha un suggerimento forte per il tecnico che va, il semaforo è consigliato già, diciamo, dal sistema in automatico, poi il tecnico può correggere. Quindi questa operazione è un'operazione davvero che proviene da anni e anni di esperienza e oserei dire che tra chi al mondo ha maggiore esperienza c'è certamente il professore Mauro Dolce, non l'unico, io saluto anche il professore Zuccaro che prima ho visto che anche ha lavorato a lungo su questi, su questi temi, diciamo famosi nei lavori Dolce e Zuccaro che insomma pure erano molto carini anche come doppio nome, ma diciamo grazie davvero al professore Dolce per averci lavorato e per essere arrivato poi alla fine a queste schede, direi anche molto coraggiose in fondo, molto coraggiose. Quindi grazie e alla parola al professore Mauro Dolce, che è uno dei dirigenti di punta del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Ringrazio te Edoardo per avermi invitato qui e ringrazio la Fondazione Incassa e i Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti per aver attivato questa iniziativa di, io la vedo come sensibilizzazione rispetto alla consapevolezza del rischio sismico su vasta scala. La prevenzione è nelle corde del Dipartimento della Protezione Civile, vorrei ribadirlo ancora una volta, nel nostro mandato, sia nella legge del 92, la 225, che nel recente codice di protezione civile, il decreto legislativo numero 1 di quest'anno, del 2018, la prevenzione è uno degli elementi cardini delle azioni che la protezione civile, il sistema di protezione civile, quindi il dipartimento che lo coordina, deve svolgere, insieme anche alla gestione dell'emergenza e alla risposta agli eventi e alla fase di post-emergenza. La prevenzione per noi è articolata in prevenzione strutturale e prevenzione non strutturale. La prevenzione strutturale è evidentemente quella che si fa rafforzando gli edifici, le costruzioni in generale. La prevenzione non strutturale è tutto quello che è al contorno, dalle norme alla classificazione sismica, dai piani di protezione civile, alle azioni di sensibilizzazione. Quindi questa attività è ben condivisa dalla Protezione Civile e dal Dipartimento della Protezione Civile in particolare. Il compito che ho oggi è quello di spiegare un po' la scheda. La scheda è costituita da molte facciate, le vedete qui e poi le vedremo una per una. Ci saranno, non li ho contati, ma un centinaio di campi da compilare e quindi sarebbe abbastanza noioso che io andassi campo per campo a spiegarvi che cosa bisogna scrivere. Se fossero 100, per 100, per un minuto a campo avremmo 100 minuti, sarebbe una cosa estremamente noiosa. Quindi cercherò di andare a cogliere gli aspetti fondamentali delle diverse sezioni, come è stato già detto e come vedete in questa slide, sono 10 sezioni, io le raggrupperei in quattro principali parti. La prima parte è la sezione 0, la sezione 1, che sono identificativi del sopralluogo e dell'edificio. La seconda parte sono le sezioni 2, 3 e 4, che contengono una serie di dati fondamentali per definire una valutazione del rischio di base, e adesso ci ritorneremo, dell'edificio. Le sezioni 5 e 6 costituiscono una terza parte che vanno ad approfondire questa valutazione del rischio di base e poi ancora informazioni aggiuntive anche legate alla possibilità che ci siano altri rischi che interessano l'edificio che andiamo a visitare. Abbiamo detto definizione del rischio, quello che ci interessa, ma lo vedremo nelle successive
slide in quello che dirò successivamente, non è la vulnerabilità in se stessa e in astratto della costruzione, ma il rischio che la costruzione, che si trova in un certo sito con una certa pericolosità, possa essere danneggiata in maniera più o meno grave da un terremoto che è compatibile con la pericolosità di quel sito. L'attenzione è concentrata sull'edificio, non sui contenuti che sono più difficili da definire, sia in termini di persone presenti, sia in termini di beni presenti, e quindi l'attenzione è tutta concentrata sulla pericolosità del sito e sulla vulnerabilità della costruzione, che andremo a definire sia nella sezione 4, sia nelle sezioni 5 e 6 come approfondimento, con qualche ulteriore informazione nella sezione 7, nelle sezioni 7 e 8. Si è detto che la scheda deriva dall'esperienza molto lunga, se partiamo dalla scheda EDES, la prima versione, non molto differente peraltro da quella attuale, è del 1997, frutto di un lavoro del Gruppo Nazionale Difesa dei Terremoti. L'ultima versione è del 2014 ed è pubblicata in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. E sulla base di questa scheda EDES, ovviamente la scheda EDES è ben nota a molti di voi che hanno svolto ispezioni di agibilità nel periodo successivo ai terremoti a partire dal 97. La scheda EDES è finalizzata all'agibilità e quindi deve guardare anche e soprattutto il danno. Qui il danno, speriamo, non ci interessa, e quindi è soprattutto la parte relativa all'anagrafica e alla definizione delle principali caratteristiche costruttive quella che viene utilizzata in questa nuova scheda. Poi alcune parti sono tratte dalla scheda Cartis edificio, è stato citato l'architetto Zucchero che ha partecipato sia alla scheda EDES e soprattutto ha messo a punto la scheda Cartis insieme a me e ad altri colleghi del Dipartimento e del Centro Plinius, per andare a fare un lavoro per il momento di ricerca, per andare a individuare le ulteriori caratteristiche costruttive che possono incidere fortemente sulla vulnerabilità. E ancora una terza scheda è stata utilizzata per alcune singole parti, che è quella della condizione limite per l'emergenza. Anche questa è un termine che sta diventando familiare tra i professionisti, che è l'analisi delle condizioni del sistema di emergenza ridotto all'essenziale nel caso in cui avvenga un terremoto. Bene, sulla base, prendendo le cose più opportune dalle diverse schede, siamo riusciti a definire una scheda che mettiamo a disposizione, che deriva sempre dal lavoro del Comitato Tecnico Scientifico, e che mettiamo a disposizione del professionista come una sorta di checklist che garantisce una standardizzazione, un percorso quasi obbligato che il professionista deve fare per andare a individuare gli elementi che poi vanno a determinare, a caratterizzare il rischio sismico in termini ovviamente qualitativi, perché non stiamo facendo un'analisi con modelli o con valutazioni sperimentali sul campo, sull'edificio stesso, ci permettono di definire qualitativamente le condizioni generali di rischio, al punto che riusciamo a definire una sorta di colore legato sempre in maniera evocativa al semaforo, quindi un rosso, un giallo, un verde, a seconda se le condizioni di rischio, ripeto e sottolineo qualitative, sono più o meno gravi. Di questo parleremo nella ultima parte di questa mia presentazione. Ancora qualche indicazione su come sono compilate queste schede. Come vedete qui ci sono quattro caratteristiche dei dati che vengono messi nella scheda. I dati in rosso sono campi precompilati in fase di richiesta del sopralluogo, quindi il professionista va sull'edificio avendo già alcuni campi precompilati. L'arancione sono campi precompilati in fase di richiesta del sopralluogo, ma da controllare in fase di sopralluogo. I campi in blu sono compilati mediante l'ausilio di fonti esterne, GIS, INGV, ISTAT,
e i campi neri sono invece campi da compilare da parte del tecnico durante il sopralluogo, anche con l'ausilio delle informazioni che possono essere ottenute dagli amministratori o i proprietari dell'edificio. Ancora, un fatto meramente tecnico, nella scheda troverete dei campi da compilare in stampatello, sono qui indicati come risposte aperte, e dei campi invece che sono diciamo veramente a questionario, da individuare rispetto a delle voci predefinite. E qui è importante evidenziare come vi sono le caselle tonde, per cui tra diverse voci se ne può individuare solamente una, e le caselle quadrate, quelle che chiamiamo multiscelta, una cosa che sta già nelle schede precedenti, in particolare nella scheda EDES, per cui si possono indicare più di una delle voci di scelta. Allora, cominciamo con la sezione 0, c'è poco da dire, stiamo parlando della sezione in cui vengono forniti i dati del richiedente, quindi l'amministratore, il proprietario, nome, cognome, eccetera, e i dati del professionista. E ovviamente bisogna indicare un identificativo del sopralluogo. La sezione 1 è ancora una scheda di identificazione, questa volta dell'edificio, bisogna fornire le coordinate geografiche, questo è molto importante, e oltre alla via, il numero civico, eccetera, eccetera, la denominazione dell'edificio. Arriviamo finalmente alla sezione 2, in cui vengono forniti dati importanti, che cominciano a essere importanti per la definizione del rischio sismico, in particolare, oltre ai dati metrici, l'epoca di costruzione. L'epoca di costruzione è importante, lo vedremo tra un attimo, perché ci dà una prima idea della vulnerabilità dell'edificio. Anche qui i dati in arancione sono precompilati e validati dal tecnico in fase di sopralluogo. Arriviamo alle sezioni 3 e 4. Queste due sezioni sono fondamentali per definire una prima valutazione del rischio dell'edificio. La sezione 3 è ci deve dare una valutazione della pericolosità sismica del sito in cui sorge l'edificio, e la pericolosità sismica è riferita alla classificazione sismica vigente, mentre la sezione 4 ci dà delle informazioni riguardanti la progettazione sismica oppure gli interventi che si sono succeduti nel tempo di adeguamento sismico, di miglioramento sismico, di rafforzamento sismico. L'ultima casella sulla destra, purtroppo i caratteri sono piccoli, è la condizione in cui è assente una progettazione sismica, quindi l'edificio è progettato solamente per carichi verticali. Dall'epoca di costruzione noi possiamo risalire, dall'epoca di costruzione o dalla progettazione sismica, dell'intervento di miglioramento sismico, di rafforzamento sismico, possiamo risalire alla normativa dell'epoca sulla base del quale questo intervento, questa progettazione è stata effettuata, e quindi capire anche se in quale zona sismica è stato progettato l'intervento. Mi spiego, se l'edificio è stato progettato in un'epoca, per esempio prima dell'80, in un momento in cui per esempio il sito, diciamo Napoli o altro sito in Campania, non era classificato sismico, evidentemente l'edificio è stato progettato senza norme sismiche, senza progettazione antisismica. E quindi in sostanza la progettazione antisismica è assente. Andiamo avanti. Allora, torniamo un attimo alla pericolosità. Tutti quanti voi conoscete la mappa di pericolosità sismica emanata con la OPCM, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519 del 2006,
Questa è la mappa riferita a un periodo di ritorno di 475 anni. Sulla base di questa mappa le regioni hanno deliberato in relazione alla classificazione sismica delle varie aree, e quindi abbiamo in sostanza questa mappa di pericolosità sismica che ha una variazione continua con passo 0,025 g. Questa mappa di pericolosità sismica è discretizzata in una mappa di classificazione sismica in quattro zone, zona 1, 2, 3 e 4. Per semplicità abbiamo preferito chiedere non qual è la A con G della, riferita alla mappa di pericolosità sismica, ma la zona sismica di classificazione attuale. Diciamo, c'è una sorta di equivalenza naturalmente su questo. Poi, nella sezione 4, che abbiamo già anticipato, abbiamo l'individuazione della progettazione sismica se c'è stata. A cosa ci serve? Anche qui, nel tempo, la classificazione sismica è variata. Accennavo un attimo fa alla questione di un edificio a Napoli che prima del 1980 veniva progettato senza considerare azioni sismiche. Ecco, guardate, la mappa del 1909 di classificazione sismica includeva solamente, a valle del terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908 e di vari terremoti in Calabria 1905 tra tutti, solamente la regione Calabria tutta intera e una parte della provincia di Messina. Chiaramente tutto quello che veniva realizzato al di fuori di quel territorio era realizzato senza riferimento al sisma. Così come fino al 1975, nel 1975 vedete un'altra mappa che include più o meno il 25% del territorio nazionale in zona sismica, e tutto quello che veniva realizzato nelle aree bianche era realizzato solamente per carichi verticali. E così vedete la mappa post terremoto del 1980 in cui il 45% del territorio era classificato in zona sismica. Questo significa che noi oggi abbiamo più o meno l'80% degli edifici, un po' di più quelli in muratura, un po' meno quelli in cemento armato, che sono stati progettati solamente per resistere ai carichi verticali. Quindi abbiamo un grosso deficit di sicurezza sismica. Come si fa a sapere se all'epoca il sito in cui sorge l'edificio era classificato in zona sismica? Utilizziamo un programma, il software ECS-IT, che opera automaticamente a partire dall'applicazione su cui la scheda è implementata e che consente di sapere esattamente se il territorio era classificato e qual è la normativa dell'epoca con cui è stato progettato. Bene, oltre a questi elementi è interessante, soprattutto per gli edifici che non hanno avuto progettazione antisismica, avere altre informazioni sulle caratteristiche della struttura in cemento armato, sezione 5, A e 5B, e in muratura, sezione 6, A e B. Cominciamo con vedere la sezione 5A. La sezione 5A chiede informazioni sulla tipologia costruttiva, ossia se sono telai, pareti o telai e pareti in calcestruzzo armato, sull'orientamento dei telai. Possiamo avere telai in una sola direzione e nell'altra direzione non esserci nulla o quasi nulla, o telai in due direzioni, che come sapete è obbligatorio quando si progetta con criteri antisismici. Ci possono essere elementi peggiorativi come gli elementi tozzi derivanti da traia a ginocchio, finestre a nastro ed altro. Ci possono essere giunti di separazione inadeguati, come è la norma quando si ha a che fare con progettazione non antisismica. Si possono avere tamponature disposte irregolarmente o totalmente assenti ad un piano, tipicamente al piano terra, il famoso cosiddetto piano pilotì, che è molto utile, molto comodo, a volte anche bello a vedersi, ma molto pericoloso dal punto di vista sismico. Oppure possiamo avere disposizioni irregolari, tamponature tutte su un lato,
o su due lati, perché creano delle forti eccentricità, massa rigidezza, e quindi danno luogo a effetti torsionali che possono essere molto deleteri per la costruzione. E poi un altro aspetto è la posizione della tamponatura rispetto alla maglia strutturale. Se la tamponatura esterna molto facilmente è soggetta a un crollo per dibaltamento fuori del piano. Pure possiamo avere tamponatura in parte all'interno della maglia strutturale e poi una cortina esterna, come spesso si fa per creare una condizione migliore rispetto alla trasmissione del calore. Ancora ulteriori informazioni sono richieste nella sezione 5B e questi guardano soprattutto la presenza di travi alte piuttosto che travi a spessore, la presenza di setti o nuclei in calcestruzzo armato, il contributo resistente delle tamponature. Andiamo agli edifici in muratura. Qui abbiamo ancora una sezione 6A che è ricavata direttamente dalla scheda AEDES, la sezione che riguarda gli elementi di vulnerabilità nella scheda. Pregherei chi è in fondo di abbassare il tono, perché diciamo l'ambiente crea grande riverbero. Allora, dicevo che la sezione A è tratta quasi è tratta dalla scheda AEDES e in sostanza individua dall'incrocio del tipo di strutture orizzontali e del tipo di strutture verticali una sorta di classifica di vulnerabilità che è evidenziata dalle campiture in grigio che vedete intorno ai quadratini. In particolare per le strutture verticali si fa una distinzione tra muratura a tessitura irregolare e di cattiva qualità e muratura a tessitura regolare e di buona qualità, con la presenza o l'assenza di catene o cordoli, mentre per quanto riguarda le strutture orizzontali si individuano le volte senza catene, le volte con catene, le travi, i solai piani con soletta deformabile oppure con soletta semirigida oppure con soletta rigida. Ecco, dall'incrocio vedete le campiture che ci indicano quali sono le condizioni più vulnerabili quando il grigio è più scuro e le condizioni meno vulnerabili quando si va sul bianco. In aggiunta c'è una ultima colonna che parla di rinforzi e si distinguono tre tipi di rinforzi fondamentalmente, che sono rinforzi con iniezioni e intonaci non armati, rinforzi con intonaci armati o muratura armata e poi ancora altri tipi di rinforzi non meglio definiti. C'è un aspetto che in Italia è molto comune, è la presenza di parti o elementi in calcestruzzo armato e parti in muratura, ossia le strutture di tipo mista. E qui abbiamo situazioni abbastanza variegate, perché possiamo avere differenti tipologie sovrapposte, cemento armato sotto e muratura sopra, oppure muratura sotto e cemento armato sopra, oppure disposizioni in pianta con muratura prevalentemente all'interno e cemento armato, colonne in cemento armato all'esterno a fare portici, o viceversa murature perimetrali e pilastri all'interno. Ecco, queste diverse configurazioni sono individuate in quest'ulteriore subsezione, se vogliamo dire così, e alla fine c'è l'ultima fattispecie, che è la muratura confinata, che al contrario delle altre che possono creare condizioni di maggiore vulnerabilità, è una condizione che va a migliorare, perché la muratura confinata, ossia quella contornata da cordoli e da pilastri a stretto contatto con la muratura, è una muratura che in generale ha dato delle risposte molto positive sotto l'azione del terremoto. Le sezioni semplici sono una serie di parametri, sono 22, di cui i primi 13 sulle strutture verticali, i secondi 4 sulle strutture orizzontali e loro connessioni con le verticali, il 18esimo e 19esimo sulle fondazioni e il 20esimo e 21esimo sulle irregolarità strutturali. Sarebbe troppo lungo andarli a esaminare uno per uno,
per esempio il numero uno è la mancanza di ammorsamento tra pareti ortogonali, che è ben noto un elemento di vulnerabilità grave quando le pareti sono già giustapposte, le pareti tra loro ortogonali, o la presenza di archi ribassati o piattabande con imposte inadeguate, o la discontinuità localizzate, per esempio chiusure di vecchie aperture, di vecchie finestre in un rifacimento della facciata. Tutti questi elementi vengono considerati, lo vedremo tra un attimo, nella rivalutazione della vulnerabilità e quindi del rischio sismico effettuata in una fase, in una seconda fase, ma su questo ci arriveremo tra un attimo, perché adesso rimangono da guardare solamente le sezioni 7 con le ulteriori informazioni che riguardano entrambe le tipologie e in particolare riguardano le scale, la copertura, la regolarità di configurazione strutturale, lo stato di conservazione e il danneggiamento eventualmente presente, ma non stiamo parlando del post terremoto, potrebbe essere anche un post terremoto di un terremoto piuttosto antico o vecchio. Bene, tutti questi elementi possono costituire, per esempio, la copertura. Una copertura spingente pesante è un elemento aggravante rispetto alla vulnerabilità. Molto meglio avere una struttura non spingente, leggera. Questi sono i due estremi. Così come una forma in pianta regolare è più favorevole che una forma in pianta irregolare o in elevazione irregolare. La sezione 8, come leggete nella parte evidenziata in giallo, è una sezione facoltativa che non entra nella valutazione del rischio sismico, ma può essere un'utile indicazione al professionista che fa l'ispezione e che può avere evidenza di una esposizione a un diverso rischio o un aggravamento. In particolare mi riferisco ai dati da microzonazione sismica, che oggi interessano circa 1500 comuni, domani, nel senso di tra 2, 3, 4 anni, interesseranno, cioè saranno disponibili per circa 4000 comuni in tutta Italia, dove vengono individuate le zone soggette a frana, a liquefazione dinamica, sismica o a presenza di faglie attive e capaci, cioè che possano dislocare in superficie. E poi ci sono informazioni che vengono tratte dal PAI, quindi con indicazione se siamo in zona R1, R2, R3, R4 e se siamo in area alluvionabile o meno. Ripeto, non entrano nella definizione del seppur qualitativa del rischio sismico. Arriviamo ora alla parte forse più interessante, che è quella della definizione qualitativa del rischio di questo edificio. Su questo abbiamo molto discusso in comitato. È opportuno, non è opportuno? È evidente che non stiamo facendo una verifica di sicurezza dell'edificio, per cui ovviamente occorre ben altro. Stiamo lavorando su dati di non sicura affidabilità, qualche volta derivanti dalla visita a vista, e quindi occorre prendere questa valutazione per quello che è un suggerimento, un'indicazione di larga massima. Però abbiamo voluto dare una concretezza a questa classificazione verde, giallo e rosso, anche indicando quali sono le fasce di rischio probabili associabili al colore verde, da A più a C, al colore giallo da C ad E, al colore rosso da E a G. E vedete, c'è anche una sovrapposizione tra una fascia e l'altra con una classe di rischio, proprio per evidenziare che non c'è assolutamente nessuna certezza, ma è una pura indicazione, un puro suggerimento. È evidente che laddove mi trovo in un colore sfavorevole, giallo, addirittura rosso, potrò suggerire al proprietario, all'amministratore, che è abbastanza importante e urgente effettuare una verifica di sicurezza e quindi una valutazione della classe di rischio mediante le metodologie indicate nelle linee guida.
Come viene fatta questa classificazione? A semaforo, in due passi. Un primo passo è il confronto tra la progettazione sismica e la pericolosità sismica. Il secondo passo è l'analisi, la correzione, diciamo così, dell'esito del primo passo, prendendo in conto ulteriori elementi di vulnerabilità che sono contenuti nelle schede 5, 6 e 7. Il primo passo è basato sulla compilazione, sugli esiti della compilazione della sezione 3 e della sezione 4. Come vi dicevo all'inizio, a noi interessa il rischio, non la vulnerabilità di per sé stessa in termini astratti, cioè il collegamento tra la pericolosità sismica e la vulnerabilità, tra la domanda, come indicato qui, e la capacità dell'edificio. La domanda ce la definisce la pericolosità sismica. Abbiamo semplificato, prendiamo in esame le zone 1, 2, 3 e 4 che ci dicono qual è la pericolosità sismica del sito, dell'edificio. La capacità ce la dà la presenza o l'assenza di una progettazione antisismica. Purtroppo l'assenza, come ho detto prima, riguarda circa l'80% degli edifici, quindi l'80% delle volte, mediamente, o forse anche di più, perché chi si sente protetto forse non chiama il professionista protetto rispetto a una progettazione sismica, ma forse non lo sa nemmeno, e quindi la maggior parte delle volte ci sarà assenza di progettazione sismica. Però se c'è presenza di progettazione sismica, chiaramente la progettazione sismica fatta nel 75 è ben diversa dalla progettazione sismica fatta nel 2010, e quindi anche questa distinzione viene fatta. Sulla base della assenza di progettazione sismica o di presenza di progettazione sismica in epoca passata o in presenza di interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico e di progettazione antisismica, di adeguamento sismico, abbiamo una prima individuazione dei colori. Il rosso in questo primo step è assegnato solamente in caso di assenza di progettazione antisismica in zona 1. Per tutti gli altri edifici con assenza di progettazione sismica vanno in zona 2, in zona 2, in zona 3, in zona 4 vanno in giallo, ma va in giallo anche quando la progettazione sismica è ad esempio di miglioramento sismico effettuato con norme del 96 in un edificio che a tempo stava in zona 2 e che oggi sta in zona 1, quindi è stata fatta una miglioramento che non è il 100%, tipicamente il 60-65% all'epoca, e ora diciamo la condizione di pericolosità sismica è non peggiorata perché sia condizione peggiorata, ma perché sono migliorate invece le conoscenze e ci hanno portato a definire quel sito in zona 1. Ovviamente la condizione di minima urgenza, cioè semaforo verde, avviene laddove abbiamo una progettazione antisismica, anche se in tempi non recenti, e soprattutto nelle zone 2, 3 e 4 piuttosto che nella zona 1. Però questa è solamente la prima fase, soprattutto quando ho edifici in cui la progettazione è per soli carichi verticali, senza interventi successivi di miglioramento, rafforzamento o adeguamento. Devo andare a guardare quegli altri fattori di vulnerabilità che possono peggiorarmi la condizione del semaforo, quindi farmi passare dal verde al giallo, dal giallo al rosso. E questi sono quelli che abbiamo già visto nelle schede 5 e 6, 5 per la muratura, cioè il cemento armato, e 6 per la muratura. Per esempio, la presenza di telai in una sola direzione è un fattore decisamente peggiorativo. In questa rappresentazione della scheda le parti più scure sono gli elementi che determinano un forte peggioramento e le parti chiare sono quelli che sono abbastanza neutri, cioè non comportano peggioramento. E vedete, nello scuro c'è per esempio la presenza del piano di piloti al piano terra, oppure l'orientamento dei telai in una sola direzione piuttosto che nelle due direzioni, come è il caso del telaio della struttura di sinistra rispetto alla struttura di destra.
per quanto riguarda i cosiddetti piani soffici o piano pilotì quando è piano terra, questa è la condizione di collasso parziale o collasso di piano che si verifica a causa dell'assenza o debolezza delle murature di un piano. Questo è il caso dei pilastri corti che concentrano delle forti sollecitazioni di taglio rispetto alle sollecitazioni flettenti e quindi si rompono in maniera fragile, facilitando il collasso della struttura. E ancora ulteriori indicazioni derivano dalla sezione 5B, che è quella in cui vengono presi in esame la presenza di travi alte piuttosto che a spessore, di setti nuclei e il contributo delle tamponature. Tutti questi elementi fanno sì che in una valutazione a punteggio in cui abbiamo assegnato un primo punteggio nel passo 1, progettazione antisismica o no, un secondo punteggio che è in generale quasi sempre aggravante la condizione stabilita di base relativa a passo 1, e alla fine si arriva a un punteggio che secondo fasce abbiamo poi discretizzato nei colori verde, giallo e rosso. Lo stato di conservazione che fa parte della sezione 7 entra in gioco anche lui e così via. Ecco, spero di non avervi annoiato troppo su tutta questa excursus di questo percorso di compilazione della scheda e anche di valutazione della scheda. Il colore viene assegnato automaticamente sulla base della compilazione della scheda dall'applicazione. Vorrei anche evidenziare come tutte queste informazioni sono raccolte a vista. Molto spesso non si riesce a avere l'accesso, diciamo, all'informazione perché c'è l'intonaco, perché l'elemento che devo andare a vedere è inaccessibile, la muratura non posso vederla e quindi devo o fidarmi di quello che mi dicono oppure scrivere non so, perché c'è anche la possibilità di scrivere non so nella scheda, perché poi è inutile essere falsamente precisi. Quindi ancora una volta ribadisco che tutte queste valutazioni sono soggette a grosse incertezze e molto spesso l'aspetto tipologico, l'aspetto di dettaglio è affidato a giudizio esperto, che quindi il professionista, che quindi non è un mero compilatore, vedo e scrivo, deve anche esercitare la propria capacità, la propria professionalità, la propria expertise, dice in inglese, espertezza, diciamo. E in conclusione, professionalità e necessaria prudenza anche rispetto al proprietario, rispetto all'amministratore nel momento in cui si esprime un giudizio. L'unica cosa importante e certa che bisogna cercare di assodare è l'epoca di costruzione e capire se quell'edificio è stato progettato con norme antisismiche oppure no, perché quello è un dato fondamentale e definisce il rischio di base. Con questo vi ringrazio.